Giudice di questo raggruppamento è Günther Ehrenreich. Ops. Don't lose the flag. Possono entrare i concorrenti. Giudice Pietro Kundo qui al mio fianco. Pietro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'esposizione internazionale di Empoli. Stiamo vedendo i gruppi di allevamento accedere sul ring. È una fase molto importante questa per l'allevamento, perché è l'allevatore che presenta soggetti da lui selezionati e che nascono tutti sotto il suo affisso. Il numero dei soggetti presentati è quanto può essere? Quale può essere? Da 3 soggetti a 5. Il tempo era libero, il numero in eccesso, ora bisogna stare nei 5 soggetti. Il gruppo deve rappresentare maschio e femmine e l'obiettivo è di presentare un gruppo omogeneo per tipo. Finora sono entrati nel ring un gruppo di spinello italiano, Staffordshire Terrier, bassotto tedesco standard a pelo corto. Sta entrando in questo momento un gruppo di bassotto tedesco a pelo duro, sempre nella taglia standard, la più grande delle taglie dei bassotti. Vediamo quanti saranno i gruppi allevamento ammessi alla finale. Ancora un gruppo di corti pendu, mentre vedo già un gruppo di golden retriever. Bene, sei gruppi, anche qui 3 arriveranno al podio, che caratterizza le nostre manifestazioni. Quindi il giudice Ehrenreich adesso osserva la morfologia di questi gruppi complessivamente. Esatto, morfologia e che tutti siano molto simili tra di loro. In effetti l'obiettivo dell'allevatore è presentare un gruppo di allevamento quasi che porti una sorta di grifo, ossia l'impronta del suo allevamento. La scelta del numero di handler, questa è a discrezione dell'allevatore? Sì, esatto. Certo che un gruppo di allevamento presentato da un solo handler prende probabilmente di più, perché si catalizza tutto su un insieme di cani non distribuito. Però non è solo quello che porta alla vittoria. L'importante è l'omogeneità, come dicevo prima, e che i cani siano ben corrispondente allo standard che ne indica le caratteristiche. Intanto il giudice ha scelto i 3 finalisti, un'ultima valutazione per determinare le posizioni sul podio. Esatto, abbiamo il gruppo di golden retriever, i corgi e i bassotti standard. Semplicemente fantastico, davvero. Nel frattempo si presentino nel pre-ring i migliori juniores. Vediamo se il giudice ha concluso la sua valutazione. Please continue. Can you tell at the microphone? The third is? The third place is the Golden Retriever. The second? Second, the Dachshunds, and the winner are the Welsh Corgis. Thank you, Günther. E quindi i Corgi che vincono la categoria allevamento. Complimenti, mi può dire il suo nome? Allevamento del Buffardello. Di Siena. Da Siena e Pisa, allevamento del Buffardello per i Corgi.
che vincono il raggruppamento allevamento. Beh, un po' difficile farli saltare sul podio più alto, eh? Questo è un limite che possono avere i corghi in queste manifestazioni. Un applauso per il podio del raggruppamento allevatori. E un grazie a Gunther Ehrenreich.